Ciao a tutti, bentornati, sono Sierra. Allora, stavolta elaboro l'Hammer H1 Alpha e me la compro prima di tutto. 705.000 crediti. Porca di quella troia. Il SUV dell'Hammer, il primo SUV che creato dall'Hammer. Allora, proviamo a farla con il kit tuning. Ah, che bello. Allora, livello 4, 40. È un'auto degli anni 90, non viene neanche più fabbricata questo modello, a parte per l'esercito americano, essendo blindato e abbastanza robusto. Allora, aspetto, ho quante parti? Non so da dove incominciare. Ah, abbiamo anche quelle. Quelle in carbonio. Io preferisco normale adesso. Ok, con i fari grandi. Alettone. Porca troia. Ah! Cioè non c'è l'alettone, l'han chiusa. Gli hanno tolto il cassone e l'han chiusa. Gli hanno fatto la parte coperta. Ah, però. Scusate, com'è la mia Hammer in teoria? Ah, è così. Ok. Quindi o la chiudo o la faccio tipo pick up. Però non la fa la pick up, dai, con l'alettone. Tamarri, specchietti, nulla. Cerchioni. Mamma mia, che belli. Cos'è quello lì? Un crivellato da proiettili. Catroia. Tanta roba. O addirittura quali? No, no, gli ultimi. Mi hanno già bruciato tutti i soldi che avevo, porca troia. Minigonne. Wow, fantastica. È un bug il coso lì. Dato che pedana. Parafanghi posteriori. Dio, che bello. No, non l'ho messo. Ma io non voglio toccare i fari. Perché se faccio i parafanghi posteriori? Mi tocchi i fari, io non li voglio toccare, quindi li lascio così. Non voglio questi fari della mutua. Voglio questi tondi Hammer, originali. Anteriore non c'è, ma perché? Boh. Spoiler posteriore. Dio, che carrammato. Che bello! Non c'è neanche bisogno di metterla col grana dietro, con la ruota del grana dietro. Porca troia. Non c'è neanche bisogno di mettere la gomma di scorta, tanto mica buchi con questo. Buchi dal cemento, dove vai? Altro che la gomma. Spoiler anteriore. Sì, che bello questo. Mamma, mi ha trovato già il mio. No, non è questo. Col gancio. Questo com'è? No, questo col parabufali, paracolpi, da vera Hammer. Interni. Mamma mia, che astronave! Non l'avevo vista solo in foto, ma porca la boia, che bella. Oh, ma legno perché voglio il legno io, punto. Fantastica. Cazzo è blu. Ok, ok.
giallo-marrone. Sì, che poi non sembra giallo, sono più un sabbia marroncino, cioè. Mi sono questi qua. Laccato, ti senti in alluminio, no che brutto. Carbonio. Troppo chiaro, ti acceca. No, io voglio il legno, appunto, quindi andiamo sul giallo, dai. Tac. Adesivo no, colore. Qua c'è da divertirsi. Wow, che bella. Mamma mia, se facessimo opaca. Metallizzato, quanti colori. Cromato opaco. Oh Dio mio, che bella. Porca troia. Che così, grigio opaco, grigio cromato, non è anche troppo forte. Voi cosa dite? Che poi ti acceca. Che almeno si risalta anche di più con la forma dell'auto e certi particolari. Vediamo magari qualche adesivo. No, questa è una stronzata assurda. Magari qualche fiamma, però. Vediamo qui, ma c'è di bello, diventi verto, surf, tribali, magari tribali qualcosa mi piace. No. Già questo mi piace. 9000. Cosa cazzo sono questi qua? I ciocchini al grano di UFO. Lasciamo questo. Colore beige abbiamo scelto. Guardiamola fuori. Bellissima la mia merozza. Che signora macchina. C'è anche il sole, fantastico. Si vede meglio. Mamma mia, che bella. Ah, c'è anche la parte sopra. Ah, anche lì davanti al vetro. Che specchi, che vetri che ha. Giganteschi. Ruota di scorta, perché tanto serve, eh. Cosa, due serbatoi? Due tappi? Boh. Non ci sta neanche l'inquadratura della PlayStation, della TV. Bellissima davvero, senza parole. Andiamo agli interni. Wow, gigantesca, non sai neanche dove guardare. 100 miglia orarie, fondoscala. Che credo sia sui 150 km orari. E questi qua non so cos'è, boh. Serbatoio, boh, quello lì, l'olio, non lo so. Qua sulla destra è ripiegato qua il pianale dove girare la temperatura, come vedete, la radio a destra. Telefono, credo, quello lì. Dietro come sono? Non si vede niente. Andiamo addosso a questo qua, tanto io l'hammer.
Andiamogli addosso. Tanto l'hammer, io può. Che bella macchina, signore e signori, porca troia. Quello lì, se non avete capito, era un giocatore che mi era comparso davanti, uscito anche lui dal garage. Molto bella davvero. Oh cazzo! Scusate. Vediamo se riusciamo ad andare verso il treno. No, è il treno che si sposta. Anche se abbiamo l'hammer. Ma l'ha già sporcata tutta sto figlio di troia. Vaffanculo anche ti sposto adesso. Ricarichiamo la macchina su strada. E questa era l'hammer. Ah, mi ha messo in modalità invisibile, così non lo posso investire. Va addosso tutto, travolge tutti. Spero che questo video, ecco i quattro scarichi. Autodistrutta, ma chi se ne frega, noi passiamo attraverso tutto. Balla un po' la mascherina davanti. Sì, balla, balla, balla. Spero che questo video vi sia piaciuto e anche l'auto. Grazie mille per avermi seguito. Se non siete ancora iscritti vi invito a iscrivermi al mio canale e a mettere un mi piace alla mia pagina Facebook sotto in descrizione dove metto i link su Facebook dei miei video e al video stesso. Grazie mille, alla prossima. Ciao ciao!